dagli ascoltatori di Libri.tv, qui con Carlo Prinzhofer stiamo cercando un po' di ragionare insieme e conversare, come capita a noi dell'Associazione Cultura Politica e il Cantiere, riflettendo un po' sulla situazione politica attuale, su quello che è il cammino, il percorso che il Cantiere sta facendo, e ci piace proprio come stile, come metodo, ragionare conversando. Sì, senza diciamo abdicare a quelle che sono alcune regole fondamentali di una buona conversazione. Intanto mi unisco al saluto di chi ci sta ascoltando e vedendo, e quindi è un salotto. Infatti noi parlavamo e dicevamo, forse la cosa che sentiamo di più come urgenza, la necessità innanzitutto, come abbiamo sempre detto, dentro il cantiere, la necessità di pesare le parole. Credo che oggi questo chiunque facesse una riflessione, anche diciamo guardando qualsiasi televisione che parla di argomenti diciamo un po' più, come dire, meno banali, meno ovvi, oggi l'ovvietà e la banalità purtroppo la fanno da padrona, perché il meccanismo da cui parte l'ovvietà e la banalità è l'autoreferenzialità. L'autoreferenzialità non chiede nulla agli altri, chiede solo che si ascolti senza nemmeno controbattere, e questo è un problema se infatti, si hanno pensieri. Perché si fatica, io penso, no, dentro il cantiere anche, in questa nostra ricerca che è continua di studio, ma anche di trovare la giusta espressione del pensiero, cioè la parola diventa un'occasione anche di riflessione, di analisi, di studio, per trovare la giusta espressione del nostro pensiero. Non è una cosa facile che si trova, sì, però siamo ormai, insomma, non siamo più abituati ad approfondire, ovviamente i ritmi televisivi, diciamo i pensieri ridotti a slogan vuoti, è un po' come se noi, vedi, succo di frutta al supermercato, se tu non hai il tempo di andare a leggere quello che realmente c'è nella bottiglia, probabilmente prendi un succo di frutta che succo di frutta non è, o che contiene il 5%, e questo perché che tu non hai il tempo, come non si ha nelle trasmissioni televisive, di approfondire, di cercare una parola che meglio di altre possa esprimere il pensiero, quello che Flaubert chiamava le mots justes, la parola perfettibile, perché non funziona più così. Allora, qual è la funzione o uno degli obiettivi, se non la funzione del cantiere? E a tal proposito, la nostra idea iniziale da cui è partito il cantiere come percorso di cultura politica è stato proprio uno strumento, scegliere uno strumento che desse forza al nostro metodo. Lo strumento che abbiamo scelto è quello dell'abecedario della politica, cioè il significato, il senso delle parole che vanno a riscoprire. Per esempio, faccio un esempio, molti usano il vocabolo eresia come se fosse un vocabolo, un'accezione negativa. Certo. In realtà eresia viene dal greco e significa scelta, certo. È che poi diciamo le sovrastrutture portano la parola ad acquisire dei significati che poi non sono quelli originali. Sì, no? Quindi deriva pure dal fatto che il potere ha tutto l'interesse a trasformare alcune parole in significati opposti a quelli per cui la parola è nata, o a unificare alcuni significati. Noi anche col cantiere abbiamo fatto alcuni esempi tra umiltà e modestia, e altri non sono la stessa cosa. Quindi se tu non capisci che diciamo, l'uso della parola modestia tende a dare un'espressione, come dire, di scarsa qualità, esatto, sia di una persona, sì, che di un prodotto, mentre umiltà tende a indicare la grandezza di una persona che non ha bisogno di dimostrarsi altro che quello che è, quello è un atteggiamento umile, ma certamente non è modesto, insomma, ecco. Anzi, spesso l'autoreferenzialità che vediamo è espressione di una falsa modestia. È quello su cui bisogna combattere, cioè quello che, diciamo, dobbiamo fare delle metafore, degli esempi. L'autoreferenzialità oggi non è giustificata da nulla, se non dal fatto che qualcuno si è autonominato portatore di. E noi sappiamo di che cosa è portatore, perché non è che c'è una scheda tecnica come un prodotto. Allora, il prodotto, facciamo l'esempio, tu prendi, lo vai a trovare nel supermercato, in questo caso il supermercato della politica, dove c'è tutto e il contrario di tutto. Qualcuno lo chiama il teatrino, ma secondo me è già un complimento, perché il teatrino almeno è divertente.
qui ormai è tutto di una noia stucchevole, una ripetizione, cioè ogni argomento è ripetuto all'infinito con mille varianti che riconducono allo stesso punto di partenza, quindi un girare intorno ai problemi senza mai affrontarli. Questo oggi è quello che noi, però chi sta davanti a un televisore, chi parla, così autonominatosi, è portatore di un progetto che progetto non è, di un programma che programma non è, perché è tutto così vago, quindi non approfondito, con parole non pesate, che non tengono conto di un meccanismo di contesto, di un progetto analizzato, condiviso. E oggi anche la parola condivisione, dicevamo prima, è abusata. Che cosa vuol dire? Ma poi, diciamo la verità, ma io posso non condividere una cosa per mille motivi miei personali, ma sarò libero di star vicino a chi mi pare, di non accettare quell'imposizione, salvo che il mio non condividere non diventi atto illegale. Ma anche lì dobbiamo stare attenti, che pure le leggi razziali erano leggi. Allora io che mi ponevo fuori dalla legalità perché non condividevo le leggi razziali, ero condannato ai campi di concentramento. Praticamente, bisogna stare attenti. La politica ormai ha preso un percorso statico, fisso, fermo, immobile, che gira su se stesso, è diventato marketing. Perché è diventato marketing? Che noi l'abbiamo detto spesso nel cantiere, perché attraverso questo marketing che non approfondisce nei progetti e nei programmi e che quindi non può soddisfare i bisogni del cittadino, cerca di perpetuare se stesso al di là di ogni considerazione. Quindi mentre le leggi, diciamo, da sempre, diciamo, dovrebbero coltivare la felicità del cittadino, qui è esattamente il contrario. Qui la legge diventa strumento di un potere politico che per perpetuare se stesso obbliga il cittadino a cose che lui non farebbe mai. Questo qui è la dittatura della burocrazia. Diciamo, la dittatura della burocrazia, esatto, è qualcosa che va combattuta, ma in maniera molto... L'elemento caratterizzante del cantiere, proprio nel metodo, l'abbiamo sempre detto, nell'analisi e nella critica, c'è anche questa proposta, quindi lo strumento abbecedario della politica, cioè di tornare all'origine, il significato, il senso delle parole, restituire, come abbiamo detto, peso alle parole, la parola data, la parola ricevuta, l'impegno preso, la responsabilità. Non può essere chiacchiera, una cosa buttata lì soltanto per riempire uno spazio. Oggi la parola è fuga dalla responsabilità. Quindi, è suono vuoto. E quindi ogni parola può essere usata o nel suo significato immediato o nel suo significato opposto, senza che questo cambi alcun senso della frase, del pensiero espresso. Può essere usato per sintetizzare, che non sembri uno slogan, nemmeno questo, per dire tutto, ma anche il contrario di tutto. E quindi praticamente tu rimani lì, bloccato nella sabbia mobile del non detto, del non specificato, del non impegno, del vago. C'è tutto vago. Ma scusa. No, infatti si è creato nella realtà politica, politicante direi, esatto, attuale, questa tendenza a usare degli slogan che sembrerebbero sinonimi di leggerezza, no? Lo slogan efficace, cioè. Dall'altra parte però questo slogan è diventato un linguaggio politichese dove la parola ha perso qualsiasi peso e quindi qualsiasi significato. Non solo, quello che sembra così facile da intendere magari nasconde qualcosa di molto complicato che rimane nascosto perché non viene detto, e dietro quello slogan magari si nascondono le ipocrisie, le false o altro. E comunque sono scontri di ideologismi, magari ideologismi una cosa sicura, aggiornati alla realtà del costume che è cambiato, ma partono dagli stessi presupposti e la domanda è, se nulla cambia, cioè, la domanda è gattopardesca, diciamo, è perché nulla deve cambiare, se nulla deve cambiare è perché fa comodo a tutti. Allora oggi di chi ci si può fidare, diciamo, rispetto alla parola politica, che è impegno, che è responsabilità e che è anche, diciamo, una prova di concretezza? Dove sta oggi la concretezza in politica? È tutto ideologico, è tutto, cioè, è lotta tra bande che attraverso, diciamo, il paludamento dialettico di alcune
ideologie più o meno condivisibili, però dietro c'è il vuoto. Infatti le parole che sentiamo dire dai politicanti in realtà aggiungono, altre parole che si sommano, ma non c'è nessuno che toglie, cioè come Michelangelo, no, che prendeva il marmo e lavorava il marmo e ne veniva fuori la forma, no? E invece questo aggiungere deforma. Dovremmo ritornare, l'abbiamo detto qualche volta, è carino di dirlo, dovremmo ritornare al gioco dei bambini, al gioco del perché. Quando uno ti dice qualche cosa e vorrebbe convincerti di qualcosa e tu non sei convinto, ma non sei nemmeno del tutto alieno dal approfondire quello che lui ti propone, chiedergli dei perché, a ritroso. Quindi la scomposizione di ciò che si dice è un metodo che noi nel cantiere parliamo di metodo, è il metodo della scomposizione, cioè tornare all'origine, alla partenza di un concetto, di una espressione, di un progetto, di un programma, chiedendo perché, quindi a ritroso, che è quello che tu dicevi, scomposizione, quindi è sottrazione non aggiunta. Se tu torni all'essiccazione della parola, che è l'essiccazione in poesia del verso, che Flaubert diceva, ripetiamo, la recherche delle mots perfettibile, le mots juste, tu capisci che tu hai un impegno, già hai un impegno a pensare, non a ripetere. Se no, ognuno di noi diventa portatore di veline che qualcuno ti dà la mattina, non sai perché, non sai per come, chi te l'ha data sa perché e per come. E inoltre il perché agevola la conversazione, favorisce il dialogo, l'interlocuzione, diciamo valorizza anche il contraddittorio, che non diventa il confronto sì, tipico, no, io confronto, sono più alto scontro di te, io sono più basso, dico il vero e tu dici il falso. E diventa uno scontro, un confronto, magari a chi la dice meglio, ma dietro questo dire meglio c'è forse nascosto spesso il peggio. Quindi il contraddittorio diventa un elemento caratterizzante del dialogo, della conversazione, ed è bello che nel cantiere tutti quanti comunque partecipano a questo dialogo, a questa conversazione. Dovremmo diventare un grande cantiere aperto a ogni possibile interlocuzione, obbligando in qualche modo, per buon senso, chi parla, chi autoreferenzialmente vuole parlare, tanto a spiegarci perché è così autoreferenziale. Non scordiamo che oggi, diciamo, sono tutti nominati, quindi il nominato ovviamente deve qualcosa a chi lo ha messo in condizioni di avere, tra virgolette, potere. Che potere non è, è riporto di potere, insomma, è complicità di potere, è tutto, perché se tu hai potere, devi avere il potere di rendermi felice, devi avere il potere di avere la mia approvazione per quello che mi dai e non per quello che mi dici. Infatti c'è una frase di Leonardo Sciascia che, riprendendo un po' il concetto cattolico, no, dei chiamati e degli eletti, cioè, oggi i politici sono gran parte eletti, oggi potremmo dire nominati, ma pochi sono i chiamati, cioè coloro veramente scelgono di dedicarsi alla vita politica per chiamata, per vocazione. Per vocazione, ma addirittura vengono semplicemente eletti e nominati come in giochi di potere, che sono un altro elemento che aggiunge, che confonde e diventa una marmellata, perché un minestrone non solo di concetti, di pensieri, ma anche di persone che ritroviamo poi in un calderone, per cui non si capisce nemmeno più tra loro come distinguere. Se volessimo anche noi, per gioco, pure noi, che nel fondo poi anche noi giochiamo, sì, fare una distinzione tra frullato e essenza, cioè dovremmo dare uno strumento, credo che oggi si siano in natura questi centri benessere, hanno diciamo delle macchine che tirano fuori solo l'essenza. Diciamo che lo strumento dialettico per tirare fuori l'essenza è chiedergli tutta una serie di perché e quindi dare prova mentre parlano di ciò che dicono rispetto ai fatti. Infatti diciamo che poi io e te ci siamo anche dedicati alla scrittura di questo libro, sì, no? Il filo di Sofia. Esatto. Stiamo pubblicando, spiega cosa è il filo di Sofia, stiamo pubblicando a puntate una volta a settimana su fattidicultura.net,
e che sta avendo un successo, sì, sì, proprio dove queste conversazioni, sì, hanno non preso... Non ho capito bene, perché io, dato che tu sai che non ho dimestichezza con le tecnologie... Si può trovare sul sito fattidicultura.net, e ogni settimana, il lunedì, in genere, viene pubblicato un piccolo capitolo che si può leggere... Questo aumenta la nostra piccola vanità, che... in fondo qualcosa, sì, nel nostro piccolo, esatto, facciamo. E che poi riporta un po' il discorso che facciamo dentro il cantiere, della ricerca. Della ricerca, del continuo ricercare, del metodo e anche del significato delle parole, cercando di dare degli spunti. Noi non siamo depositari della verità, anzi, andiamo alla ricerca. Anzi. E anzi, le occasioni che facciamo con il cantiere, anche di seminari, di incontri, chiamiamo sempre ospiti esterni. Beh, noi abbiamo preso l'abitudine di fare più domande. Quindi, sai, facendo domande, appunto, perché qualche risposta, insomma, arriva, e non è una risposta contagiata da un interesse, perché il nostro unico interesse, appunto, è quello culturale. Noi siamo più, come cantiere, un centro studi, esatto, che cerca di approfondire come può, come sappiamo, con le nostre limitate risorse, però cerchiamo di non dire cose troppo ovvie, le diremo pure noi, cose non troppo banali. Sicuramente cerchiamo di fuggire dall'ovvio, dai profeti dell'ovvio, dai sacerdoti. Nel nostro piccolo, con grande umiltà, cerchiamo di essere anche un po' pionieri, perché ci sembra che la realtà politicante sia vecchia, perché si ripresenta sempre uguale a se stessa. Sì, cambiano i vestiti, sai, i sacerdoti, come dicevamo prima, dell'ovvio, capito? I profeti del banale, i guerrieri del nulla. Alla fine cambia, ma sempre nulla è, sempre ovvio è, sempre male è. Per cambiare in qualche cos'altro servirebbe una formuletta chimica, cioè bisognerebbe metterci dentro un po' di cultura, un po' di impegno, un po' di responsabilità e soprattutto levare del tutto questa ormai insopportabile autoreferenzialità per cui tutti hanno le risposte per tutto. E quindi io dico, tutti hanno la risposta del niente, questa è la verità. E su questo io penso che per oggi possiamo salutare gli studenti. Speriamo di non aver annoiato troppo. Spero gli studenti, che magari universitari, che possono seguire liberi.tv, perché molto noi crediamo possano fare i giovani, le nuove generazioni, che possano spingere per un'elevazione del pensiero e un emergere della coscienza. Lo studio, sono d'accordissimo con te, ovviamente non può essere diversamente, lo studio è strumento per i giovani per essere autonomi rispetto alle culture dominanti, che culture non sono, ma sono anticulture, perché i giovani meno sanno e meno crescendo potranno dire la loro. Quindi bisogna mettersi lì un po' con pazienza, essere un po' meno... Elogio della lentezza del pensiero. Il pensiero è una scala lunga, difficile, spesso scivolosa, quindi appoggiarsi ai corrimani è buona norma. Va bene, allora un saluto e alla prossima. Grazie per la pazienza.